Guarda, noi oggi, ti dico la verità, non volevamo nemmeno parlare perché abbiamo parlato fin troppo nell'ultimo periodo. Veniamo oggi io e Antonio Balzano, a nome di tutta la squadra, a chiedere scusa ai tifosi e a tutti per questa situazione. E sapete il rispetto che ho di voi, però oggi penso sia giusto non rispondere alle domande sulla partita e chiedere scusa, basta. Non vuole essere una mancanza di rispetto nei vostri confronti, lo sapete. Sono qui da tanto tempo e credo che oggi rilasciare delle risposte sull'andamento della gara e dire le solite cose, onestamente, non me la sento, ecco. Per rispetto di tutta la piazza, voglio chiudere qui l'intervista e voglio che da domani tutta la squadra inizi a pensare alla salvezza dalla mattina alla sera, perché sarà un obiettivo difficile e non vogliamo più trovare scusanti. Ripeto, veniamo oggi io qui. Per rispetto anche vostro, io Antonio Balzano, chiedere scusa alla piazza, a voi tifosi, a tutti quanti, e preferirei non parlare più della partita. Prendiamo atto. Vi Prendiamo atto. ringrazio e ripeto, non vuole essere una mancanza di rispetto nei confronti di nessuno. Guarda, ti ripeto, sono qui non per rispondere a domande sulla partita, quindi te lo ripeto per l'ennesima volta, non voglio mancarvi di rispetto, sono qui da 7 anni. Oggi l'unica cosa che può fare la squadra in nome mio di Antonio Balzano è chiedere scusa a tutti della situazione. Qualsiasi parola viene rilasciata, ad oggi non abbiamo dato dimostrazione di fare dei fatti dopo. Quindi per me, e che sono il capitano, è giusto così. Scusa Vincenzo, no, un attimo, non per andare in soccorso del collega che ha fatto una domanda secondo me esemplare, ma non ha parlato della partita di oggi, eh? Ha fatto una domanda in generale. Si può pure rispondere a questa domanda, credo, no? Certo, Massimo, si può rispondere a tutto, ma se io oggi faccio ancora delle parole e poi non diamo dimostrazione e ti vengo qua a dire a tutta la piazza che dobbiamo lavorare di più, che dobbiamo fare di più, oggi queste parole stanno perdendo di valore e mi sembra una mancanza di rispetto anche nei vostri confronti dire sempre queste cose.